TIAA is on a mission. Why? Because 54% of Black Americans don't have enough savings to retire. So, in collaboration with big name artists like Wyclef Jean, TIAA released Paper Right. New music inspiring a new financial future. With 100% of streaming sales going to a nonprofit that teaches students how to invest. Stream Paper Right now and help close the gap. E ora, un consiglio dal Voice Network. Hai mai pensato che la casa di carta parla di blocchi? Che il trono di spade spiega benissimo i traumi? E che una mamma è meglio non averla per amica? Io sono Alessia e sono una psicologa. E io sono Giorgia e scrivo di Serie TV. E ogni sabato ti aspettiamo con TV Therapy, il podcast dove usiamo le Serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni e i di vari. Cercalo sulla tua app di podcast preferita impazzito completamente blasfemo fino al midollo e questo secondo me è l'unico gioco che deve fare Taxi B per riprendersi un attimo la sua fan base e sfondare in quelle nuove lui ma anche i suoi compagni eh, Sapo Bulli ha fatto un'ultima traccia in stile Lil Wayne a Milli veramente di qualità dal punto di vista stilistico cioè questa è una roba puramente barocca e per arrivare deve sorprendere, e qui siamo al top della provocazione, 10 g di crack ti do, cioè sporco proprio il concetto che ti porto, un concetto sporco da una persona sporca anch'essa, che, che sa di quella materia che tratta anche se in puro freestyle, ecco ok, quello è il concetto ed è veramente... Uh, potente comunque le, la botta che ti arriva non, cioè, però arrivi hai presa ai più giovani è un gioco sporco è eh, un gioco molto sporco che con fsk hanno giocato bene con stile e che adesso è arrivato in una fase proprio estrema perché comunque la strumentale l'approccio alla base, i flow sono è tutta roba che um, è, è Settata per quel mood lì, settata per andare dritto in faccia a, a, alle persone eh, in quel modo, fare presa tra i giovani eh, ci, ci teniamo a dire il messaggio, non credo serva a ripeterlo. Ma insomma, eh, 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 divertitevi con la musica di questi personaggi, ma non seguite i loro esempi, eh, anche se essendo antiesempi al loro modo. Sono utili all'educazione, questa è una cosa che non ci hanno mai detto, eh, la dico io adesso, eh, la lavo proprio ci tengo a dirla: che il, il, il male deve essere mostrato, incentivato eh, e non censurato e negato, ma mostrato in, in una prospettiva che eh, si ha poi la possibilità di capirlo proprio per combatterlo. La droga va conosciuta e affinché si possa poi eh, capire qual è la nostra eh, visione rispetto alla droga. Questo è il concetto. Se un ragazzo ha la, il desiderio forte, la, allora che lo faccia prima possibile, capisca, si rovini, ci tocchi il fondo e vada avanti. Questa è un, una cosa... Forte da dire, ma a volte certe strade per certe strade bisogna sporcarsi veramente le mani ed è pesante perché più perché io, che sono super contro la droga, mi ritrovo a fare questi discorsi e c'è una parte di me che comunque mi dice che stia di perché è pericoloso quello che dici. Questo è frainteso e che a dire no, non fatelo. Abbiamo costruito un mondo senza regole. E adesso le regole le dobbiamo ricreare noi. E per farlo dobbiamo dire avanti, fate pure. Ci saranno parecchie vittime. Però non c'è altra soluzione. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.